Carissimi amici e amiche, benvenuti, bentrovati, bentornati su queste dirette per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria del Tort, con catechesi che vanno in onda in diretta il venerdì sera perché è la vigilia del sabato, quindi del giorno dedicato alla Madonna. E ricordo a tutti che queste trasmissioni vanno in contemporanea in diretta su tre miei, diciamo, canali, che sono quello YouTube, Facebook e Instagram. Lo dico perché purtroppo nel posto dove mi trovo le connessioni internet sono estremamente delicate e difficili, per cui anche se cerco di fare in modo, insomma, di assicurare la massima qualità possibile, non sempre dipende da me, quindi è possibile che qualche connessione sia debole, salti, quindi ci stanno queste tre possibilità. Poi se nessuna di esse funziona, ci sarà come sempre il podcast e la registrazione del video. Purtroppo questa è la situazione in cui la volontà di Dio adesso ci chiama a operare e l'accettiamo con gioia. Un'altra cosa, ecco, ricordo a coloro che interagiscono sia su Instagram che su Facebook, che questo non è un dialogo, questo è un incontro avente ad oggetto una catechesi, quindi non è possibile interloquire con me, ci sono altri momenti, insomma, in cui con i miei cari amici e amiche, insomma, volentieri mi presto a questa cosa, ma non è questa la sede opportuna. Bene, detto questo, scusandomi per chi ha dovuto sentire queste cose vedendo il video in differita o il podcast, che non gli interessa assolutamente nulla, però purtroppo è doveroso. Passiamo all'argomento della nostra serata. La volta scorsa abbiamo fatto l'ultimo dei cinque quadri mariani, con cui, ecco, come in un quadro dipinto a grandi pennellate, il teologo Gabriele Maria Roschini, padre Gabriele Maria Roschini, ci fa vedere una sintesi un po' della teologia valtortiana. Il secondo capitolo, il secondo grande capitolo del libro è dedicato, diciamo così, ai punti chiave della teologia, della mariologia valtortiana negli scritti, sia nell'opera sul Vangelo che negli altri scritti di Maria Valtorta, che sono tantissimi. E è fatta in questo modo: lui raccoglie tutta quanto una serie di attributi e di epiteti, diciamo così, date alla Madonna durante questi scritti, fino a farne un collage. Non è una lettura, insomma, a mio avviso opportuna, che si presta, diciamo, ad una meditazione, una catechesi, quindi è possibile per chi ha il testo leggerli da soli. Riprendiamo invece, prima che poi cominci la parte chi è Maria, sintesi della mariologia valtortiana, quindi che poi vedremo affronta Maria nell'eternità, nel tempo, eccetera, eccetera, quindi tutte quante le sue dimensioni. Maria nell'eternità, Maria nella pienezza del tempo e Maria nel tempo che la segue. Sono queste le grandi coordinate dell'opera. Però prima di esso, l'ultimo paragrafo, ecco, di questo capitolo dedicato alla raccolta di questi attributi mariologici che escono fuori dalle opere valtortiane, è invece interessante, molto interessante. Si intitola La parola chiave di tutta la teologia di Maria. Qual è? La parola chiave di tutta la teologia di Maria è costituita da una sola parola, che è la parola amore, e lo dice Maria stessa, Santissima, a Maria Valtorta. Sue parole dei quaderni del 44, 13 maggio. Oh, la mia teologia non ha che una parola chiave, amore. Sono regina dei cieli perché ho compreso come nessuna fra le creature questa teologia. Sorprendente che capiti questo brano questo giorno, perché proprio questa mattina, lo dico perché sicuramente parte dei miei amici condividono, almeno qualcuno, insomma, anche le meditazioni quotidiane. Questa mattina c'era una bellissima meditazione tratta dal Libro di Cielo, dove Gesù stesso diceva queste testuali parole: io non so fare altro che amare, e faceva tutta quanto una lezione sull'importanza dell'amore profondo che ci deve essere tra la creatura e il creatore, quindi tra Gesù e l'anima, e quindi anche tra
Maria e l'anima, o tra Maria e Gesù soprattutto, che sono proprio l'emblema dell'amore profondissimo. Quindi è con questi occhiali che dobbiamo accostarci, ecco, la Madonna è colei che ha conosciuto l'amore e colei che ha amato. Ricordiamo sempre quando si parla di amore, propriamente, basti anche ricordare una delle splendide encicliche del Papa Emerito Benedetto XVI, che è la Deus Caritas Est, si parla anzitutto di amore soprannaturale, quindi dell'amore di Dio verso la creatura e della creatura verso Dio, perché dobbiamo sempre ricordare che il primo comandamento dell'amore è l'amore di Dio. Ecco, il grande comandamento dimenticato oggi, perché oggi l'amore di Dio, insomma, in giro si vede abbastanza poco, ecco. L'amore del prossimo non se ne vede molto, ma se ne parla molto, quindi se ne vede un po', ecco. E se ne parla molto, invece dell'amore di Dio non se ne parla per niente, se ne vede quasi 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 niente. E invece è questo il costitutivo, cioè il segreto della Madonna è questo, è quello che la Madonna insegna anche ai suoi devoti. Proseguo la lettura, qui c'è il commento di Roschini, una teologia che ha come parola chiave la più bella fra tutte le parole, amore. Maria fu la più amata e la più amante. La più amata da Dio e la più amante di Dio. In questo senso parla dell'amore. E anche tutto l'amore che la Madonna ha nei nostri confronti, che è immenso, e questo ci insegna anche il vero fondamento del sano e santo amore del prossimo, dipende da questo immenso amore divino che lei ha vissuto. L'amore per essenza amò Maria da sola, più che tutte le altre pure creature, destinandola ad una missione del tutto singolare, adornandola di privilegi del tutto singolari in vista di una tale missione e rendendola oggetto di un culto del tutto singolare, in vista della sua missione singolare e dei suoi privilegi singolari. E Maria a sua volta amò Dio e tutti per Dio da sola, più di tutte le altre pure creature anche messe insieme. Questi sono principi generali, diciamo così, della sana mariologia e di tutta quanta la sana spiritualità mariana. L'amore per Dio e per il prossimo la spinse a mantenersi nella sua assoluta purezza, ad accettare la più dolorosa fra tutte le missioni, quella di madre e di socia dell'uomo Dio Redentore, a sacrificare completamente se stessa per la gloria di Dio e per l'eterna salvezza degli uomini. L'amore è la vera parola chiave di tutta la teologia di Maria. Quindi, questo è, diciamo, una sorta di overture a questa grande parte, diciamo, centrale dell'opera di Roschini, che è adesso la sintesi della mariologia valtortiana. Quindi, chi è Maria? E per capire chi è Maria bisogna andare molto lontano, bisogna andare nell'eternità. Poi la vedremo manifestata nel tempo, quindi nella nascita e nei misteri della sua vita terrena e quindi tutti quelli che coinvolgono la vita di Gesù. Vedremo dalla nascita di Maria, che vedremo è umana ma al tempo stesso per certi aspetti miracolosa, e fino all'assunzione e alla glorificazione e poi nel tempo che la segue. Questa prima grande parte, appunto, si intitola Maria nell'eternità. Nella versione elettronica del testo stiamo a pagina 110. Maria Santissima fu la prima fra tutte le pure creature dell'universo nella mente e nel cuore di Dio. Fu cioè colei alla quale fra tutte le persone e le cose che avrebbe creato, Dio pensò per prima. Attenzione, eh? Colei che egli amò per prima fin dall'eternità. In questo senso Maria Santissima può essere chiamata, come di fatto è stata chiamata dalla Valtorta, secondogenita del Padre e anche primogenita fra tutte le creature. Secondogenita del Padre se la Vergine viene considerata in rapporto a Cristo suo figlio. Primogenita fra tutte le creature se viene considerata in rapporto a tutte le altre pure creature. Qui bisogna assolutamente dare una spiegazione e fermarci e interpretare correttamente queste cose. Allora, noi sappiamo che la creazione, così come noi la conosciamo, la creazione ha avuto un inizio.
L'universo e il mondo e la materia non sono eterni, come pensava una parte della filosofia greca. Hanno un punto alfa, cioè un punto di inizio nel tempo che caratterizza, come dire, la dimensione dell'universo creato. Hanno un punto alfa, d'accordo? Ce l'hanno. Invece Dio è eterno. Ora, è chiaro che dobbiamo entrare nel nostro modo di parlare. Se la creazione non è eterna, c'è stato un momento in cui Dio ha deciso di porre mano all'atto creativo con cui avrebbe generato l'universo. Ma qual è la prima cosa a cui ha pensato? La prima in assoluto. Il figlio fatto uomo. Questa non è un'idea di Maria Valtorta, perché sono stati fior di teologi e di padri della Chiesa, insomma, che hanno avuto questa intuizione e l'hanno approfondita. Cioè, perché? Perché nell'uomo, attenzione, l'uomo che poi il verbo avrebbe preso, questo mi si perdonerà, ho avuto modo di approfondirlo in tante catechesi, no? Allora, nell'uomo, l'uomo era chiamato dai padri della Chiesa il microcosmo, cioè colui che in piccolo racchiudeva tutte le realtà e i gradi di essere conosciuti, almeno da parte nostra, almeno nel nostro mondo. Poi non sappiamo cosa si sta in giro tutto l'altro universo. Perché? Perché l'uomo è una unione sostanziale tra una parte spirituale che si chiama l'anima e quella corporea che si chiama appunto corpo. Ora, in sé concentra tutti i gradi di essere, dal più piccolo al più grande, compreso quello angelico, pur essendo inferiore agli angeli, proprio per il fatto che la sua anima è unita al corpo. Da che cosa si vede? La nostra composizione materiale è composizione fondamentalmente chimica, d'accordo? Chimica, si distingue in chimica organica e chimica inorganica. Con questo sono fatte tutte quante le cose materiali che noi conosciamo, almeno in questo mondo, d'accordo? Quindi la materia, anche la materia allo stato puro, è in noi presente. Ok? Gli atomi, proprio per dire in un'altra parola, le molecole, ok? Oggi noi sappiamo, siamo un po' più evoluti, un po' più scienziati, un po' più intelligenti. Ma noi non siamo soltanto materia inerte. C'è un secondo grado di essere che possiamo contemplare, che è il mondo vegetale. Il mondo vegetale è caratterizzato da cosa? Dalla crescita. Una pianta cresce e si nutre. È presente in noi la vita vegetale? Come no? Chi sta in coma si può ridurre al cosiddetto stato vegetativo. Perché? Perché c'è semplicemente la nutrizione, tra l'altro artificiale, e poi basta. Non ci sono le altre attività, uno stato vegetativo non si muove, e non ha la coscienza, quindi non fa funzionare l'intelletto, eccetera, eccetera. No? Quindi in noi è presente lo stato di vita vegetativo, ma in noi è anche presente lo stato di vita animale. Aristotele stesso definiva l'uomo animale razionale. Non che siamo animali, ma siamo anche animali, perché gli animali, come noi, mangiano, crescono e si muovono, e hanno gli animali qualche cosa di comune con noi, che è una anima, da cui deriva animale, certamente non spirituale come la nostra, quindi non capace di conoscere Dio, non capace di conoscere il libero arbitrio. C'è chi la chiama anima sensitiva, c'è chi la chiama anima immateriale, comunque non è l'anima in senso stretto come noi la conosciamo per l'uomo, e che però li rende capaci di alcune funzioni. Gli animali si ricordano di tante cose, gli animali hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni, riconoscono le persone, sono in grado di associare i suoni, eccetera, eccetera. No? Noi siamo un po' di più degli animali, perché? Perché abbiamo l'anima, che è appunto l'elemento spirituale. Questo elemento spirituale ci rende, per certi aspetti, simili agli angeli, i quali, a differenza di noi, sono puri spiriti senza parte corporea. Però capite, no? Quindi, in tutti quanti questi gradi di essere, quindi gli altri gradi di essere conosciuti, quali sono? Materia allo stato puro, natura, piante, animali, uomo e angelo. È vero che l'angelo è più grande di noi, ma l'angelo, a differenza di noi, non c'ha corpo. Quindi qual è la creatura che sintetizza tutti i gradi di essere che Dio ha fatto? L'uomo. E quindi che cosa succede? Perché la prima cosa che la Santissima Trinità ha pensato è stato il Verbo incarnato? Perché tutto ciò che Dio ha creato e che nell'uomo trova concentrazione sarebbe stato assunto dal Verbo per trovare la sua massima
forma possibile di glorificazione e di unione con Dio nel mistero dell'incarnazione. Per questo che sicuramente, questo si trova anche negli scritti di Maria Valtorta, noi dobbiamo pensare che il Verbo si sarebbe incarnato anche se l'uomo non avesse peccato. La redenzione, come dire, è per certi aspetti un incidente, d'accordo? Ma se l'uomo non avesse peccato, come poteva accadere, l'incarnazione sarebbe avvenuta per questo motivo che ho appena spiegato lo stesso. Quindi, la prima cosa, quindi, a cui Dio ha pensato come cosa che esce da sé è il Verbo incarnato. Però attenzione, il Verbo incarnato non è una pura creatura, perché è Dio fatto uomo. Allora che cosa? E dice, qual è la seconda cosa a cui Dio ha pensato? La creatura di cui si sarebbe servito per realizzare l'incarnazione. E questa chi è? Maria. Allora, però Maria, a differenza del figlio, è una pura creatura. Allora, se si considera Maria e il figlio, Maria deve essere chiamata la secondogenita del padre, cioè il secondo pensiero creativo del padre, perché il primo è appunto il figlio fatto uomo. Ma se si considera la creazione, quindi togliamo fuori il Verbo incarnato, perché il Verbo incarnato non può definirsi una creatura, ma appunto un uomo Dio, allora la Madonna deve definirsi la primogenita fra tutte le creature. Cioè la prima pura creatura a cui Dio ha pensato è stata Maria. E quindi, attenzione, come il Verbo racchiude in sé tutte, il Verbo incarnato, tutte le perfezioni e le bellezze del creato, concentrate e portate ad un'unione grandissima con Dio, fino a farne oggetto di unione ipostatica nell'incarnazione, così possiamo e dobbiamo pensare che la Madonna concentra in sé tutte quante le bellezze, e lo vedremo in alcune sezioni dell'opera stupende, della creazione. È una creatura perfettissima e bellissima. D'accordo? Ecco. Adesso poi comincia subito l'approfondimento di questo termine, Maria secondogenita del padre. Attenzione, ho spiegato il senso corretto in cui intenderlo. Quindi non è un qualche cosa che ha a che fare con la vita trinitaria o che altera la vita trinitaria. È un modo per esprimere il fatto che essa è nell'ordine, diciamo, di pensieri che la Trinità ha avuto in relazione al fatto creativo la seconda, perché è lo strumento vivo e cooperante per mezzo del quale il Verbo incarnato è venuto al mondo. E il Verbo incarnato è stato certamente, questo hanno affermato illustri autori, il primo pensiero, diciamo così, della Santissima Trinità fuori di sé, quindi che coinvolgesse in qualche modo la creazione. Allora, Maria, secondogenita del padre, dice, leggo, riprendo la lettura, la Madonna è la seconda dopo Cristo e la prima fra tutti gli altri, ossia prima fra tutte le pure creature. Questo l'abbiamo già visto, no? Quindi, in che senso? Primo, nella contemplazione e compiacenza dell'Eterno. Secondo, nella perfezione naturale e soprannaturale. Terzo, nella redenzione del mondo, quale redenta e corredentrice. Quarto, nella risurrezione. E quinto, nell'eterna dilezione di Dio. Adesso poi approfondisce ciascuno di questi aspetti. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Non credo che riusciremo a vederli tutti quanti oggi. Quasi certamente non ci riusciremo, però teniamo presente, ecco, che tutto quanto questo primo capitolo, che appunto si chiama Maria secondogenita del padre, si snoderà attraverso queste coordinate. Vediamo la prima. Seconda, dopo Cristo, nella contemplazione e compiacenza dell'Eterno. Qui dobbiamo prepararci a fare dei viaggi molto elevati, Il Verbo, oltre ad essere l'unigenito del Padre Eterno, viene anche chiamato primogenito, attenzione, non già perché il Padre abbia avuto altri figli di natura divina, ma perché per mezzo di Lui e in Lui tutte le cose sono state fatte. Giovanni 1,3, avendo il Padre ricapitolato in Cristo suo Figlio e tutto visto in Lui, eterno e futuro Cristo. Per cui è anche il primo fra tutte le persone e le cose create, perché tutte sono state ordinate alla gloria di Lui. Ma immediatamente dopo Cristo, prima di qualsiasi altra persona o cosa creata, viene Maria, madre sua,
Essa perciò può legittimamente essere chiamata secondogenita del Padre, poiché l'impronta di Dio, dice Gesù alla Valtorta, bellissima questa immagine, era stampata in Maria così netta che solo nel primogenito del Padre le era superiore. Questo si trova nell'Evangelo subito, espressione 1,2. Tra l'altro in una nota, Roschini nota che l'espressione impronta di Dio richiama, bellissimo, ciò che scrisse Alessandro Manzoni di Napoleone Bonaparte nella famosissima Ode il 5 maggio. La leggo perché è bella vederla, no? Noi chiniamo la fronte al massimo, con la M maiuscola, fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. Quindi in Cristo l'orma o impronta di Dio fu suprema, ma dopo che in Cristo l'orma o impronta più vasta del creatore spirito di Dio si trova in Maria, e dopo Maria vi è una gradazione innumerevoli, cioè di questa impronta. Questa è un'altra espressione che usata dalla lettera agli Ebrei parlando di Cristo, no? Impronta della sua sostanza divina. Qui andiamo abbastanza in alto, l'ho detto, quindi. E la stessa Valtorta dà la seguente spiegazione di tutto ciò in una nota autografa inserita nella copia da tiro scritto dell'opera. Quindi questa è una nota autografa, inserita nella copia da tiro scritto. Maria viene detta qui seconda dai figli di Dio, essendo stata, attenzione, ab eterno presente con le sue azioni future nella mente divina insieme a Cristo, che per mezzo di lei avrebbe preso carne per compiere la redenzione. Come il Cristo futuro sta all'inizio della creazione del creato soprasensibile, prova proposta agli angeli per confermarli in grazia, attenzione a questo passaggio, poi sarà approfondito, non so se accennarlo già questa sera, così Maria futura sta all'inizio del creato sensibile, promessa agli uomini e castigo all'avversario. Come si legge nel libro della Genesi 3,15, porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, essa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Ma lasciando a Cristo il primato che gli spetta, qui si chiama Maria secondogenita perché seconda è dopo il Cristo nella contemplazione e compiacenza dell'eterno pensiero esultante nel mirare la perfezione di questi suoi figli diletti, il primo figlio per natura, la seconda figlia per adozione. La moltitudine incalcolabile dei figli dell'uomo ebbe due soli viventi nei quali il Padre poté sempre trovare le sue compiacenze, due sole anime sulle quali posare lo sguardo beandosi per la loro perpetua verginità da ogni coniugio di colpa ereditaria o volontaria. Gesù, Maria. Sono bellissime queste parole. Quindi, seconda, perché dopo Cristo, che è il Verbo incarnato, è l'oggetto delle massime compiacenze e amore, e delizie e compiacenze della Santissima Trinità. Quindi capiamo chi ci abbiamo davanti. Il testo dice: dopo Maria una infinita, incalcolabile serie di gradazioni. D'accordo? Quindi Maria Santissima a Dio gli assomiglia tantissimo. Certo, c'è una distanza infinita. Ecco perché Maria è una creatura pura. Però tra le pure creature è quella che è talmente tanto, questa è un'espressione che Maria Valtorta usa, indiata, cioè piena di Dio. Noi lo diciamo con l'espressione piena di grazia, ma noi piena di grazia non penetriamo fino a fondo che succede. Anche questa è una cosa che ho detto tante volte. In greco il perfetto che viene usato, che caritomene, per essere precisi, perfetto medio per dire piena di grazia, carizzo è l'origine, si dovrebbe tradurre in questo modo, perché il perfetto in greco indica un'azione che è cominciata nel passato in un punto ben preciso, ma sta proseguendo nel presente e in maniera non si sa quando finirà, d'accordo? Invece l'imperfetto è un'azione continuata
nel passato, quindi che è avvenuta di continuo nel passato, ma adesso non c'è più. L'auristo, quindi in un passato però continuato per un certo periodo di tempo. L'auristo in greco è una, che è equivalente al nostro passato remoto, è un'azione puntuale che è avvenuta in un lasso circoscritto determinato, comunque breve di tempo, a molto passato. Ok? Ecco, quindi tradurre quell'espressione bisognerebbe dire: attenzione, o tu che sei stata ricolmata della grazia di Dio fin da quando è stata concepita in misura incalcolabile, questa grazia è cresciuta in maniera esponenziale fino ad oggi, sta crescendo e non si sa fino a che, non si sa quando smetterà di crescere. L'unica ipotesi possibile circa quando ha smesso di crescere la grazia della Madonna è quando è terminato il corso della sua vita terrena, quindi il giorno della sua assunzione, perché fino a quel momento ha continuato, come dire, esponenzialmente, cioè sarebbe più facile calcolare il numero dei granelli di sabbia del mare o delle gocce, i numeri di granelli di sabbia delle spiagge o delle gocce d'acqua del mare, piuttosto che le grazie, le virtù e i meriti di Maria Santissima. Questo evidentemente non è pensiero mio, ma è pensiero di fior di santi, insomma, no? Ecco, però rendiamoci conto di chi è colei di cui stiamo parlando e che stiamo contemplando attraverso questi scritti. Cioè, con Maria si corrono sempre due pericoli, da cui i buoni cattolici entrambi si guardano. Allora, primo, una minimizzazione, d'accordo, indebita. E chi vuoi che sarà mai? La Madonna è comunque una creatura, è comunque la madre di Cristo, ma Cristo al primo posto, ma qui, ma lì. Per carità. Tutto giusto. Che Cristo al primo posto è giusto, che Maria è una pura creatura è giusto. Il problema è che di che creatura stiamo parlando? D'accordo? Non stiamo parlando di una creaturina così, di una tra le tante. Stiamo parlando della madre di Dio, stiamo parlando della secondogenita del Padre. Ora è anche vero che purtroppo c'è la possibilità di andare a esagerare alla parte opposta, cioè sfrondoni che si sentono dire da parte di qualcuno, insomma, iperesaltazioni indebite e non ordinate, non equilibrate o addirittura eretiche, con cui la Madonna quasi quasi viene fatta qualcuno si è la quarta persona della Santissima Trinità, insomma, io non sarò, cioè, è una cosa assolutamente indebita. Anche se certamente la Madonna è la persona più vicina alla Santissima Trinità, più intima alla Santissima Trinità, più coinvolta nei disegni, nelle azioni, nelle operazioni della Santissima Trinità, a titolo unico, irripetibile ed esclusivo, questo certamente sì. Quindi occorre sempre conservare, come in tutte le cose, ecco, questa è una cosa oltre che squisitamente cattolica, perché la Chiesa Cattolica starà sempre attenta a non partire per la tangente, quindi perché la tangente da cui deriva la faziosità e tutti quanti gli ismi che si sentono dire in giro, consiste nel prendere una direzione e considerare solo quella. Allora io considero la Madonna la madre di Dio, mi impazzisco facendone una cosa talmente grande che quasi quasi la parifico all'Altissimo. Oppure no, guardo quell'altra realtà, cioè che lei è una di noi, è un membro della razza umana, è anche nostra sorella, lei non si offende di sentirsi chiamare in questo modo, però non come una sorta di pinco panco, capite? Non è una tra le tante, non lo è. E dire questo, per quanto lei sia umile, è un oltraggio brutto, ecco. Ma non tanto a lei, a ciò che, perché lei, così come io, così come te che mi stai ascoltando, da noi stessi non siamo assolutamente nulla. Il motivo per cui noi esseri umani non dovremmo mai inorgoglirsi e insuperbirci di niente, perché se qualche cosa di buono esce da noi, a chi bisogna rivolgersi per dire grazie, sia da parte mia che da parte di chi dovesse riconoscere qualche bene fuoriuscente da me o da te, è all'Altissimo. Dire grazie, oh Signore, che hai donato questa perfezione, questa bellezza, questo carisma, questo dote, questo dono a questa creatura. E basta!
Poi per cortesia si può anche ringraziare il prossimo, no? Ma questo più per educazione, per cortesia. Perché il ringraziamento vero è quello che si fa all'Altissimo. Perché quello che c'è di buono in noi viene da Lui. E quello che c'è di male viene da me. Questo c'è un bellissimo salmo che dice: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Cioè la superbia, come tutti i vizi, insomma, no? Ma è proprio il peccato più stupido che si possa commettere. Quindi attenzione, non riconoscere il giusto ruolo alla Madonna, quindi la sua giusta grandezza, anche se evidentemente non ipertroficamente portata agli estremi, non è semplicemente rendere un culto alla Madonna, facciamo contenta la Madonna. No, no, facciamo contenta la Santissima Trinità, non la Madonna, perché quello che è la Madonna è opera sua, non è opera di Maria. Certo, poi la Madonna è stata non una custode perfetta, di più, perché ha, come dire, la parabola dei talenti di nostro Signore, dice quello che viene da 5 gliene porta 10, quello che gliene ha riportati 50.000, non 10, insomma, no? Quindi ha fatto fruttificare in una maniera spropositata questa pienezza di grazia e di beni che c'aveva dall'Altissimo, però nella sua origine l'ha fatta Lui. E l'ha fatta Lui così. E noi quindi questo dobbiamo riconoscerlo, non dobbiamo misconoscerlo o minimizzarlo. Allora, facciamo in tempo a vedere la seconda nota. Quindi abbiamo visto, la prima è la Madonna, la seconda nella contemplazione e compiacenza dell'Eterno. La Madonna, la seconda nella perfezione naturale e soprannaturale. La nota della Valtorta, quella che abbiamo appena citato, prosegue attestando che Maria, seconda, è in perfezione naturale e soprannaturale al Figlio di Dio suo, che è infinito come Dio in ogni perfezione. Allora, le perfezioni, voi sapete che Dio è, Catechismo di San Pio X, è l'essere perfettissimo. E attenzione che tutto quello che esce dalle sue mani è perfetto, eh? Si legge nei salmi, eh? Perfette sono le sue opere, non gli manca nulla, nulla. L'imperfezione, tecnicamente, proprio etimologicamente, è sinonimo di qualche mancanza. Ma nelle cose che escono direttamente dalle mani di Dio, le mancanze non ci stanno. Noi teniamo anche presente che il male è per definizione una mancanza. Male è togliere qualche cosa in maniera lieve, come in qualche cosa di imperfetto, in maniera considerevole, in qualche cosa di lievemente peccaminoso, in maniera mostruosa nel peccato grave, ad una perfezione che esiste. Quindi tutte le perfezioni si riducono, riprendo la lettura, a due grandi serie: le perfezioni naturali, cioè quelle dell'anima e del corpo, e le perfezioni soprannaturali, cioè la grazia santificante, le virtù infuse, i doni dello Spirito Santo e i carismi. Sono queste quattro cose. In Cristo tutti questi doni raggiungono la suprema perfezione, ce l'aveva tutti. Ma dopo Cristo, la più vicina e la più simile a Lui è precisamente sua madre, Maria. Ogni perfezione di creatura fu in lei raggiunta. Quindi, e questo non scandalizzi nessuno, cominciamo dalla perfezione del corpo, forse l'ho già detto, la Madonna è perfettissima, cioè non esiste per esempio in tutta la sua persona, a partire dalle, che ne so, dalle dita delle mani, dai capelli, dagli occhi, dal viso, dalla conformazione del corpo, niente che non sia stupendo e perfettissimo. Questo ci deve scandalizzare, eh? La Madonna è bellissima in ogni minimo particolare del suo perfettissimo corpo, sia quello che si vede, quindi il corpo, diciamo così, esteriore, quindi le bellezze, come dire, estetiche, esterne, sia quello interiore,
gli organi di Maria, il cuore di Maria, il sangue di Maria. E poi ho trovato le perfezioni dell'anima. L'anima di Maria è bellissima, il carattere di Maria è stupendo, il temperamento di Maria è meraviglioso. Le facoltà di Maria sono stupende. La memoria di Maria è d'acciaio, l'intelligenza di Maria è lucida, è profonda, è penetrante. La volontà di Maria è d'acciaio, è tenace, è forte. Sto parlando di alcune caratteristiche, diciamo così, dell'anima, no? I sentimenti di Maria sono profondissimi. Tutto quello che c'è di più bello nell'uomo, ma puro, in lei si trova all'ennesima potenza. Perché la perfezione è perfezione, d'accordo? E poi ci stanno le perfezioni soprannaturali, qui è un pochino più difficile, insomma, andarle a... La grazia santificante, le virtù infuse, i doni dello Spirito Santo e i carismi. Qui, tanto per chi non lo sapesse, cosa sono i carismi? I carismi sono quelle grazie straordinarie che vengono date ad una persona per il bene degli altri. Non per il bene proprio, come la grazia santificante. È un carisma, per esempio, il dono di fare miracoli. È un carisma il dono di scacciare i diavoli. D'accordo? È un carisma la profezia. È un carisma la scienza infusa. Eccetera. Ecco. Il dono delle lingue, il dono di interpretare le lingue. San Paolo fa un elenco molto molto lungo, no? Possiamo vedere anche la terza caratteristica di Maria, e poi ci fermiamo, che è la seconda dopo Cristo nella redenzione. Sempre in questa stessa nota, come dire, inserita autografa, si legge che è seconda, è in redenzione, essendo la corredentrice posta subito dopo il Redentore, esempio a tutti coloro che vorranno completare con le loro sofferenze, quanto manca le sofferenze di Cristo. Questa è una citazione di Colossesi 1,24. La Vergine Santissima, infatti, come diremo, è associata intimamente non solo alla persona del Redentore, quale madre di Lui, la madre di Dio, ma anche all'opera del Redentore, sia nell'operarla, e questo l'ha fatto soltanto lei, sia nell'applicarla ai singoli individui dell'umanità, e questo lo fa lei e lo fanno anche i buoni cristiani che lo desiderano. Nella redenzione perciò del genere umano viene subito dopo il Redentore ed è seconda a lui, ed ella è anche il modello per tutti coloro che vogliono essere a loro modo, tra virgolette, corredentori dei loro fratelli, membri anch'essi del mistico corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi qui si introduce il tema importantissimo e delicatissimo su cui la Chiesa ancora non ha messo la parola dogma divinamente rivelato, come sull'Immacolata dell'Assunzione, ma io è mio fermissimo parere che ci sarà un tempo in cui ci sarà un pontefice che dirà questa cosa all'umanità. Spero che quel tempo non sia lontano, sinceramente spero di poterlo vedere prima di passare all'altro mondo, ma ci sarà un tempo in cui questa cosa sarà certamente detta, perché come vedremo e come tantissimi maestri di spiritualità mariana hanno senza dubbio ritenuto, la Madonna non solo che si può, ma si deve considerare come corredentrice. Certamente noi ci accosteremo anche a suo tempo, quando vedremo, come sempre caratterizza un pochino il mio stile, a questa cosa nel dovuto rispetto, cioè specificando che questa cosa non è ancora oggetto di dichiarazione dogmatica infallibile. Quindi se uno per ora non ci volesse credere che la Madonna è corredentrice, non può essere definito eretico e non pecca. Ecco. Solo che dopo che arriverà quel pontefice che questa cosa la dirà, e sono certo che lo dirà, allora chi lo dovesse negare pecca mortalmente e cade in eresia formale. Ecco. Quindi nella, diciamo così, nello stile che vuole sempre un pochino caratterizzarmi, faremo questa attenzione. Io direi di fermarci per questa sera, perché gli ultimi due paragrafi sono un pochino più impegnativi e abbiamo già avuto modo di mettere, ecco, moltissima
carne al fuoco, possiamo dire, quindi molta materia di contemplazione e di meditazione, che ci aiuti ad affrontare, a vivere, ecco, un buon sabato di unione e di comunione con la nostra amatissima e sempre Vergine Maria. La mia benedizione a tutti, amici e amiche miei cari, appuntamento per chi lo desidererà alla prossima puntata, se Dio vuole, la prossima settimana. Ave Maria.